Ragazzi, gli anti-juventini, ragazzi, sono scesi a un livello più basso mai visto, ragazzi. Ma è uno scandalo, uno schifo totale. Faremo vedere un video di quello che è successo prima della partita Fiorentina-Monza, ragazzi. Una cosa indecente, indecente, usando una minorenne. Restate con noi e vediamo il video. Fermi, fermi, fermi ragazzi, mi raccomando, prima di andare avanti iscrivetevi al canale, per noi è importante, per voi non costa nulla, attivate la campanellina per sapere in anteprima uscire un nuovo video, mettete like al video ragazzi, come sempre, mi raccomando ragazzi, aiutateci, aiutateci a far conoscere la verità, aiutateci a portare avanti delle battaglie, delle denunce contro il sistema marcio interista, mi raccomando, condividete, condividete, condividete. Bentrovati amici, bentrovati da Aldo De Girolamo, ragazzi. Ho visto questa cosa sui social e sinceramente non potevo non fare un video perché veramente pensavo anche di aver toccato il fondo con gli anti-juventini, con gli interisti, ma con gli anti-juventini in generale, ragazzi. Pensavo veramente di aver visto tutto e invece veramente sono rimasto disgustato, ma anche molto meravigliato perché non pensavo che potesse arrivare a fare uno schifo del genere, ragazzi. Perché quando la Serie A decise di mettere i ragazzini a fianco ai calciatori prima della partita di calcio, prima della partita di Serie A, cioè quando si allineano, ecco, a centrocampo, era per dare quel senso dello sport, dell'innocenza, il sogno, per smorzare anche un po' i toni polemici, per smorzare un pochettino le cose brutte del calcio, le tifoserie, l'odio sportivo. Quello è il senso di mettere i ragazzini a fianco ai giocatori, tant'è vero che poi ci sono ragazzini con la maglia della squadra avversaria insieme alla squadra di casa e viceversa. Quindi diciamo c'è pure questa cosa per cercare proprio di far capire che lo sport viene prima della maglia, lo sport viene prima di ogni cosa. Prima bisogna essere sportivi, bisogna rispettare gli avversari, poi si può essere tifoso, si può fare gli sfottò e poi ragazzi, sinceramente, sì, c'è qualcosa da denunciare in questo campionato, in questa Serie A, in questa organizzazione che hanno creato oggi come oggi, c'è anche molto da denunciare e si denuncia con rispetto però, ma questa è evidente, però ragazzi, arrivare a coinvolgere dei ragazzini per fare delle offese gratuite. Veramente siamo allo schifo, siamo allo schifo. Ebbene, stiamo parlando della partita Fiorentina-Monza, quindi dove la Juventus, tra l'altro, ragazzi, non c'entrava assolutamente nulla. Ebbene, le telecamere si soffermano sui giocatori che sono allineati poco prima della partita, arrivano alla fine della fila, dove c'è una ragazzina con la maglietta della Fiorentina, tifosa della Fiorentina, che dice per ben due volte la frase Juve merda, ma lo ripete proprio verso la telecamera, si vede che è organizzata, che poi è stata messa pure in una posizione strategica perché poi la telecamera arriva lì e torna indietro, quindi viene ripresa per più tempo e quindi è ben studiato. Ora io voglio dire, la colpa non è della ragazzina ovviamente, ma la colpa è dei genitori veramente imbecilli e decelebrati e vi spiego perché sono decelebrati questi genitori. Ora, al di là che ripeto, distrugge completamente il senso di quello che sta facendo tua figlia, al di là del fatto che si potrebbe godere quel momento, perché comunque è un momento speciale per un ragazzino stare in campo comunque con i suoi idoli, perché suppongo che sia tifoso della Fiorentina molto probabilmente, e quindi gli distrugge quel momento, ma poi ragazzi esporle così alla gogna mediatica, perché adesso questa ragazzina si vede sui vari social, su tutti i social, è veramente una vergogna esporre tua figlia in quel modo. Ma la cosa molto più grave di questo gesto, ragazzi, poi non è tanto il gesto in sé che già è gravissimo, ma il fatto è che sono convinto che in quel momento, mentre vedeva una figlia che faceva quel gesto lì, invece di vergognarsi come genitori, veramente la sconfitta di ogni tipo di genitori, secondo me sui peggiori genitori del pianeta, addirittura probabilmente erano pure fieri di lei. Cioè, ma questi sono i valori che trasmettono ai giovani gli anti-juventini. L'odio sportivo, l'odio gratuito, solo perché sono frustrati, solo perché hanno un senso di inferiorità proprio insito nella loro natura. Questa è la verità, perché in Italia i mediocri odiano chi eccelle, i mediocri, poiché non possono arrivare lì, odiano
chi riesce ad arrivare, odiano chi è bravo. Questa è l'Italia, ragazzi. Perciò l'Italia non va mai avanti. Grazie a questi personaggi come i genitori di questa ragazza. Io non voglio fare tutto il tempo, faccio lungi da me. Io so che molti odiano la città di Firenze, per me è una città bellissima, fatta di tante persone per bene che conosco, quindi lungi da me, però. Molti tifosi viola sono come i tifosi del Torino, sono come i tifosi del Napoli, sono come alcuni tifosi del Bologna, ragazzi. Veramente frustrati, gente perdente nel midollo e che come tutti gli italiani, mediocri, anzi insufficienti nella vita, che provano odio per chi invece eccelle. Questa è la verità, ragazzi, è la cruda verità. Ora vedere sta ragazzina su tutti i social che veramente fa, poi vedere i commenti, perché poi i commenti sono la cosa ancora, la ciliegina sulla torta di questo schifo sono i commenti di interisti e di fiorentini, ma veramente schifosissimi. Adesso vediamo il video, adesso ve lo faccio vedere e tutti la elogiano, bisogna fare la sindaca di Firenze, è bravissima, grandissima, no, non ci credo, un applauso, cioè gli interisti e fiorentini, sì. Autocelebrano di questa cosa invece di vergognarsi, invece di dire no, cioè, ma io, fortunatamente noi siamo i ventini e non siamo a questi livelli, ragazzi. Cioè, io non mi immaginerei mai vedere un tifoso della Juve vedere una cosa del genere ed esultare o essere felice di una cosa del genere, soprattutto sfruttando una ragazzina. Vediamo il video. Si può vedere, è una cosa di una vergogna incredibile e la Serie A in questo caso dovrebbe intervenire perché è venuto meno proprio il concetto di quel gesto lì dei bambini a fianco ai calciatori. Dovrebbe intervenire e punire la Fiorentina, così la Fiorentina dovrebbe punire i genitori, i mongoloidi, i ritardati mentali, genitori di questa bambina, ragazzi. Fatemi sapere cosa ne pensate commentando il video qua sotto e ragazzi, sempre fino alla fine, forza Juventus.